Andrea e Teresa. S e a uomini e donne il tronista è stato aggredito. Cerchiamo di comprendere nel dettaglio tutto ciò che è accaduto. Ieri pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 è andato in onda Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. La puntata è iniziata con l'ingresso in studio dei tre tronisti e di due vecchie conoscenze della trasmissione di Maria De Filippi, ovvero Teresa Langella ed Andrea Dal Corso. L'ex tronista e l'ex corteggiatore hanno avuto un confronto. I due hanno detto al pubblico di aver trascorso due giorni insieme per capire se tra di loro le cose potranno andare per il meglio. Muriel furiosa. Ebbene sì, il tronista Andrea è stato aggredito. Chi è stata l'artefice di tutto ciò? La corteggiatrice Muriel. Ma cerchiamo di comprendere il tutto nei dettagli. Il tronista, infatti, ha deciso di provocarle non portando in esterna nessuna di loro. Natalia ha reagito male. Claudia ha detto che il siciliano l'ha delusa molto baciando le altre ragazze e che non se l'aspettava per niente dopo la loro esterna intima. Muriel si è arrabbiata dicendo al tronista la mancanza di rispetto non solo per il bacio, ma anche per l'iniziativa del Zeletta nel rincorrere la Paragoni. Alla fine il tronista è uscito in esterna con Natalia, alla quale ha cercato di tirare su il morale con delle battute scherzose. Andrea è uscito anche con Claudia, e le ha detto che la sua reazione gli è sembrata la più sincera. In studio ci sarà una forte discussione con Muriel, la cui reazione per il tronista sarà troppo esagerata. Andrea dirà di non voler frenare le proprie sensazioni, e farà qualsiasi cosa si sentirà di fare. Insomma, ne vedremo delle belle anche nelle prossime puntate. Angela e Giulia. Se il tronista Andrea Zeletta è stato aggredito da Muriel, le altre due troniste Giulia e Angela continuano a punzecchiarsi per i corteggiatori più ambiti della trasmissione. Insomma, ne vedremo delle belle anche nelle prossime puntate.